situazione, diciamo, è abbastanza complicata perché l'iniziativa condotta dal governo ha tratti di forte innovazione, di riforme vere, ma anche tratti di forte iniquità, in particolare sul tema appunto delle pensioni e anche su questa partita dell'articolo 18. Per quanto riguarda le pensioni, siamo intervenuti come Partito Democratico, l'abbiamo fatta modificare a favore degli esodati dei precoci. Ulteriori modifiche verranno attuate entro la metà dell'anno ed è stata importante l'azione a supporto del sindacato che finalmente ha trovato un'iniziativa unitaria, CGIL, CISL, UIL, UGL. Per quanto riguarda invece la parte del mercato del lavoro, anche lì ci sono cose assolutamente significative dal punto di vista delle opportunità per le nuove generazioni, ma c'è un tratto di gravissima iniquità sul tema dell'articolo 18. L'articolo 18 non è un problema di difendere la conservazione, è il problema di far sì che le moderne società non possono procedere nella negazione dei diritti e delle opportunità. Tant'è che anche su questo il governo, mi pare, al di là delle dichiarazioni roboanti e testarde, stia convincendo che in Parlamento una opzione di questo genere non ci sono le condizioni perché passi, l'opposizione del PD sarebbe rilevante, per cui si sta già in queste ore modificando l'approccio, facendo sì che la sostanza, al di là dell'aspetto nominalistico, resti, e cioè che ci siano le condizioni affinché chi è ingiustamente licenziato venga reintegrato. Anche da questo lato l'iniziativa finalmente unitaria dei sindacati è stata estremamente utile. Tutta questa vicenda delle pensioni, degli esodati, dei precoci e questa cosa del mercato del lavoro dell'articolo 18 sono lì a testimoniare che concertazione o non concertazione, un sindacato unito è in grado di sviluppare una forte iniziativa a tutela non degli interessi dei propri iscritti, ma a tutela di un interesse generale e può essere elemento di sostegno alle forze parlamentari che su questo terreno si sono mosse con convinzione a partire appunto dal Partito Democratico. Ecco, ma il PD non sta rischiando troppo con il governo Monti? Non credo stia rischiando, il PD ha lavorato intensamente perché non ci fosse più il governo Berlusconi, sapendo che le condizioni dell'economia erano tali che non si poteva andare al voto, un voto che tutti i sondaggi dicono avremmo vinto, ci si fa carico appunto dell'interesse generale, però noi pensiamo che questo interesse generale debba pesare equamente sulle spalle di tutti e non ci devono essere delle lobby che sono in grado di autoproteggersi con forza, oppure altri soggetti sociali molto più larghi e che molto di più danno al paese, tutto il mondo del lavoro, che dall'azione di risanamento devono subire più del dovuto. Per cui il PD sostiene con convinzione il governo Monti, ma la convinzione è determinata dall'impegno assoluto affinché il governo Monti agisca per risanare ma con equità e garantendo ulteriori opportunità, perché se si risana semplicemente tagliando per di più verso sempre i soliti noti, beh, a quel punto è chiaro che le ragioni anche del sostegno del governo Monti verrebbero meno, ma per ora così non è e lo stesso primo ministro ha detto che assolutamente vuole che l'equità si accompagni al risanamento. Per me il punto di riferimento sulle dichiarazioni programmatiche che Monti ha fatto alla Camera al momento dell'insediamento, 4 mesi fa. In quelle dichiarazioni programmatiche ci stava appunto l'impegno, così come l'ha descritto, del governo. Se ogni volta che il governo esce dai binari rispetto al binomio risanamento e equità, è chiaro che una forza politica popolare come la nostra è che pure tiene molto al risanamento del paese, non può che in libertà e in autonomia insistere perché quel binomio venga garantito e ripristinato.